Guarda, hai visto queste poltrone belle? Ah sì, è vero? Guarda, qua puoi mettere l'acqua o la coca, possiamo guardare un film, poi... Wow, qua è tutto bello, qua. Magari, non so, qua vuoi mettere le patatine, ma lei ti ha scosso da mamma e papà così. No, non c'è nulla. Come hai fatto? Un pulsante d'oro. Hai visto che bello? Questo qua che provate sì, tu? Ti fa tipo ti alza, tu zitta e ti puoi sdraiare per guardare un film tutta addormentata. Questo ritorni indietro. Ah, vedo che avete già fatto amicizia con queste due nuove super poltrone. Queste poltrone sono mie e di papà. Sono poltrone della Valencia Theater e sono mie e di papà. Adesso voi due vi sollevate e ve ne andate a fare un giretto. Anzi, andate a fare dolcetto scherzetto che io mi devo sdraiare sulla mia poltrona da cinema. Ah, sai cosa? Io dormo. Ti faccio vedere. Guarda che per dormire su questa poltrona non c'è bisogno di mettere la testa qui. Basta che schiacci un pulsante. Tu sei vecchietta, quindi non sai come... Appunto che sono vecchietta. Guarda mamma, guarda e ascolta. Questo qua, vedi dove c'è questo omino tutto sdraiato? Sì, cioè io tra poco. No, io. Ti fa alzare i piedi così ti rilassi e guardi prima o così, quindi un po' normale, o così proprio sdraiata. Sì, ma così da sdraiata. Io dormo. Voi non avete capito che da stanotte io dormo qui. E invece con questo, guarda attentamente, con questo che ci sono le frecce, puoi alzare, quindi normale, o magari così. Guarda. E mamma invece, guarda con questo, vedi che c'è la testa, quindi la testa, non è che te la spacca. C'è la testa? Sì, non è che te la spacca, no? No. Così, se vuoi la testa più... Ah, si inclina. Sì, invece così proprio dietro. Oh, capito. Ma cosa c'è Anastasia? Dimmi Anastasia, tanto che ci stai qua, ci sto io tra pochi secondi. Si può dormire così? No, si può dormire così. Ah, sicuramente tu ci stai anche così. Ma secondo me anche lo schienale ha una funzione, cioè questo qua, vero? Credi che io non le abbia già provate? No, ma è questo. Guardate, non so se si vede. Prova a gonfiarlo e sgonfiarlo. Questo si sgonfia. È meraviglioso! Allora, alzatevi, che tocca a me. No. Aspetta. Cosa aspetta? Ma poi avete visto le luci sotto? No, scusate, spegniamo un attimo tutte le luci di casa. No, ma ragazzi, ma avete visto cosa non sono queste poltrone? Tu immaginati al buio mentre ti guardi un film e non sai dove mettere il bicchiere. Ma c'è la lucina che te lo indica. Ma che problema c'è? Guardate che storia. Io le amo. Quindi adesso voi due andate a fare dolcetto o scherzetto e io mi faccio un riposetto. E io mi butto nel letto. E io dormo così. Ma ok, riaccendiamo le luci. Non è finito. Guarda, si fa da solo. O così. Eh sì, perché tu puoi memorizzare una posizione a te favorevole, hai capito? Come vai te? E così? Va normale da sole, mentre c'è uno fambozzino. Allora, volete alzarvi o no da queste poltrone? Dimmi, amore. C'è lo scivolo. Sì, puoi fare lo scivolo. Allora, tu prova a rompermi questa poltrona. Voi mi mettete qui? Sì. E c'è lo scivolo. Aspettate. Ok, allora sapete cosa vi dico? Che faremo 24 ore sulla poltrona challenge e adesso avrete soltanto, ti conviene metterti giù perché avrete soltanto 2 minuti e dico due! Mi sono dimenticata di farvi vedere una cosa, che qua c'è un cavo USB, quindi se avete se avete i cellulari scarichi potete andarli a prendere, pronti? Via! Tabletto. Ecco. Tabletto. Sei sicura che carico? Sì, cucina. Cibo e acqua, cibo e succhi da bere, qualcosa da bere. Ragazzi, dai, sono passati 30 secondi, Dove sei? Ah, furbacchiona. Dove sei?
altri se non sono questi. Anastasia? Dove sei? Anastasia? È sparita Anastasia, Vanessa. Anastasia? Dov'è Anastasia? Manca un minuto, manca solo un minuto. Siete sicuri che avete tutti i terminali, tutti i computer carichi? Anastasia, una coperta perché si dorme, la copertina perché si dorme. Tu non hai preso cibo, mancano 47-48 secondi. Guarda Anastasia, tu qua non ci arrivi, vuoi? Vuoi un succo di frutta? No. Ok, l'unica cosa che vi faccio io, ma l'unica è... Sono le crepe alla Nutella. Anastasia, mancano 20 secondi, te lo dico, Vieni. Ok, adesso va bene. Mettete tutto sul tavolino, perché non ci stanno le cose lì. Cos'è? Hai dimenticato l'acqua. Morirai di sete. Ma come si fa a dimenticare l'acqua? Come si fa? Ricordatevi che dovete dormire da qua, L'acqua, va bene, proprio perché l'acqua è essenziale. Io quanti libri ho preso? Guarda, guarda, non ne leggerai manco mezzo. Sì. Anastasia, ti non siedi. Anche il cuscino, ma non ti serve il cuscino, Anastasia. Questa poltrona è già un cuscino. Allora, aspetta che spostiamo il tavolino perché... No, no, no. Allora, da che cosa iniziamo questa challenge? Allora, a parte dalla comodità delle poltrone. Voglio le caramelline. Iniziamo subito con le caramelline. Sì. E tu invece? Cosa ridi? Ah, ma guarda che fortuna, con questa poltrona ti puoi estendere, quindi non c'è neanche... Ecco, guarda che se cadi hai perso la challenge. Lo prende Vanessa! E lì, Vanessa, gli è caduto il tovagliolo, puoi gentilmente raccoglierlo? Hai visto? E voilà. Vediamo un po', cosa hai preso? Un biscotto della fortuna. Ma che carina che sei. Piano, non cominciamo a sbriciolare sulle nostre nuove poltrone. Anastasia, perché stai sulla punta della poltrona? Perché stai sbriciolando? Brava, allora. Allora, guarda, ti avvicino ancora di più anche il tavolino. Io guardo il tablet. Tu guardi il tablet. E che cosa guardi tu sul tablet? Il mio tablet. Sì. Oh! Ehi, mi chiamo mamma. Stai leggendo in spagnolo, Anastasia. Occasione. Cogliete al volo un'opportunità favorevole. Esatto. Cogli al volo questa opportunità, Anastasia. Prendila al volo. Hai un'opportunità, sfruttala. Che cosa? Il biscottino. Il biscottino. Il cestino. È finito di sotto il cestino. Io guardo. Sì. Gioco. Attocca Word. Ah, senti, ma tu credi che quando hai una caramella in bocca tu debba parlare? Sì. Vanessa. La legge. La legge te la do io, la legge. Ah, fa vedere. Gioca Attocca Word. Che bellino. Qual è? Guarda. Tu ce l'hai Tocca Word sul telefono? Guardate. L'iPad? Guarda me. Guardate la mia casa che ho fatto. Lo sapete che dovete dormire qua stasera, poi io esco a fare dolcetto scherzetto mentre voi dormite? La città. La challenge finisce con voi che dormite su queste... Poltrone comodissime, oltretutto. Qua abbiamo la città. Oh, che bella! Allora, qua abbiamo dove tipo un magazzino con dei gatti, cani. Poi qua un ristorante con tante cose tipo pizza, kebab. Sì. Dolci. E tu puoi scegliere una di queste specialità? Sì. Di questi paesaggi? Sono paesaggi? Così. È un mondo? È un mondo. Mm-hmm. Guarda,
Dove, cosa stai facendo tu? Stai cercando del cibo? E può ancora mangiare. Guarda. Certo, puoi mangiare tutto il tempo che vuoi. Guarda un po' sushi. Sushi, mangiamo? Mm, poi buono, abbiamo qua kebab. Qua Big Mac. Pizza. Buona pizza. Ma poi qua abbiamo il bollo. Qua abbiamo i dolci. Preso. Guarda. Tu l'hai preso? No. No, sì, boh, non so. Qua abbiamo i dolciumi. Io sì, ho preso. Mm-hmm. Anastasia, io direi che per mangiare tu però ti puoi sollevare, perché non si mangia da sdraiati. Dai, tirati su. Cosa c'è? Qua abbiamo la posta. La posta? La posta. Guarda la posta. Ti è arrivata della posta? Sì. Ah. E lo schiacci qua? Mm-hmm. Schiacci. Ti arriva il regalo. Lo apri. Aspettate. E trovi un cagnolino. Non li voglio il contesto. Amore, quelli non sono Fonzies, quelli sono Chips Esther. No. Vuoi Fonzies? No. No? E chi te li ha chiesti? Posso non mangiare. Come? Lei deve dire una cosa. Non la capisco tua sorella, ma tu sì? Uh-huh. Ma sei sicura che è italiana? No. Qua abbiamo il tic, vedi il numero uno. No. Qua c'è il numero uno, e il numero uno, aspetta il regalo. Io paro. Oh, qua c'è Bob. Perché vedi una cosa... Bello amore, bello. Bellissimo amore, guarda, è un gioco veramente entusiasmante. Adesso però veramente vorrei sentire anche... Cos'è che hai tu? Ma perché non ti sollevi con lo schienale? Le ho rubate i panci. A chi, a Vanessa? A chi le hai rubate? Mi ha detto di prendere l'acqua. Ah, le hai giunti dopo? Cos'è? Devo far vedere casa mia. Qua abbiamo un altro palazzo dove puoi avere la casa. Qua invece abbiamo casa mia, sono appena entrata. Mm-hmm. L'ho fatta io, tutta creata io, eh. Ma dai. Sì, puoi crearla. Adesso tu entri che è vuota. Sì. Con tipo le pareti bianche. Poi tu la crei con le pareti, con gli oggetti che vuoi. Ok. Guarda. E tu l'hai fatta questa? Metto il sole. Fammelo lì. Questa è il bagno. Bello, arredamento di prima generazione. Poi qua la cucina. La cucina. Guarda il frigo. Wow, cosa c'è dentro? Hai fatto la spesa? Sì. Ok. Non si chiude più il frigo, non si è chiusa, però sì. Ok. Qua guarda che bello. Molto carino. Senti qua che sgranocchiamento. Qua c'è il gatto, qua c'è Gasper. Oh, Gasper. Guarda, qua c'è l'orologio, qua puoi fare la TV, quello che vuoi. Il mio telefono, iPhone. Mm-hmm. E poi abbiamo qua un altro cagnolino. Bello, piacerebbe. Io, qua abbiamo Anastasia. E qua ci sono io, vede, potete anche capirlo perché ce l'ha visto la felpa. Bellissima. Ho trovato la felpa con la vita. Ma va? Sì. Tu invece ti stai strafogando di cibo. Ma nel frattempo cosa fai? Anche tu tocca Word, eh? Oh my god. Guardate. Qua ci dormo io. Sopra Vani, qua io. Che e cazzo. Qua è boh. Poi qua ce ne sono due. Ma di animali? Sono le cucce degli animali o sono le poltrone per voi? Noi. Ah. Poi compro che gioco per gli animali, vi piace? Amore. Io devo ancora riempire. Oh, amore, ma però ma sapete così? Che potete fare così? Andate qui. Sì? Voi andate qua sul pane, aprite il frigo. E io lo metti dentro, guarda. Il pane, il frigo. Okay. No, non solo il pane. Puoi mettere la pizza, puoi mettere questo, puoi mettere di tutto. Così non devi fare la spesa, uscire, niente. Perfetto, amore. Bravissima, anche tu. Adesso finisci di mangiare, di fare la merenda. La adesso avete smesso di fare la merendina, quindi vi devo preparare qualcosa come pasto. Tu preferisci un paninetto col prosciutto cotto, bello, caldo, buono? Se no... Lei vuole la crepa alla Nutella. Crepa. Che poi si va a nanna, Che io devo uscire, devo andare a fare dolcetto scherzetto. Crepa. Cosa preferisci? Crepa. Sono un attimo sconvolta. Ehi, tu non invadere il suo spazio, crepa. Va bene, una crepettina piccina, non te la riempio molto. Ok, allora vado a prepararvi il vostro pasto, va bene? No, amore. Troppi zuccheri no, perché devi andare a dormire. Crepe numero uno, ma sì. Ah, ma non stavi dormendo, io mi volevo mangiare la tua crepe, ma sei antipatica. Tiratevi su perché la crepe si mangia da sollevati. Ma tu non eri quella che non la volevi. E tu non eri quella che volevi andare a letto senza mangiare niente. Piano. E crepe numero due, tirati su, ti ho detto, tira. Devi sollevare lo schienale
della poltrona. Com'è? Sei ancora convinta di non volerla? Com'è, Vane? Non riesco. Buona. Come si fa? Come si fa? Aiuto! Guarda. Stai spostando tu stai muovendo il poggiatesta, Anastasia. Eccola. L'acqua ce l'avete? Sì. Ok, sposta, togli l'iPad. Il tablet. Come, dove lo metto? Ci sono i poggioli, mettilo lì. Mettilo lì. Anastasia, ce la fai a organizzare col tuo cervello due cose messe insieme? Cosa c'è? Perché guardi la sua? La sua è più grande. Non è vero, sono identiche. Le dimensioni del diametro della teglia. Ma che è successo a sta Nutella? Che è successo a sta Nutella? È uscita? E beh? Oh, non sei mai contenta? Di mortacci vostri. Allora, non ti piace? Sa di cocco. Sa di cocco? No, è impossibile, non c'è nessun cocco. È buona. È buona? Secondo me ce l'hai nelle papille gustative tu il cocco. È vero? Sì, sa di cocco. Ma esatto. L'olio che metti? No, ho messo il burro. Forse ho messo il latte di mandorla invece che il latte normale. Quello vegetale. Quello vegetale. Com'è? Non è buona col latte di mandorla? Col latte vegetale? Vegetale. Latte vegetale, che fa bene, invece del latte di, però, di mucca? Latte di mucca. Perché? È più buona? Perché non siete abituati a bere il latte vegetale, invece il latte vegetale va bene. Allora, adesso vi do... Se non ti va, non mangiarla, non sei obbligata. Vai a... No, tu non la mangi, tu due non le mangi perché sennò non dormi più stanotte e ti metti a ballare in discoteca su queste poltrone. Adesso vi do il tempo di finire di mangiare questa crepe, poi prendiamo uno dei libri che Vanessa ha scelto, lo leggiamo un pezzettino piccolino, piccolino, e si va a dormire. Ne ha presi uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, ne scegliamo solo uno e ne leggiamo un pezzettino. Tu non devi mettere i piedini sotto, per terra, perché sennò hai perso, d'accordo? Non ci arrivo. Anche i tuoi? Non ci arrivo. Lo so che non ci arrivi, neanche lei ci arriva, però se, anche tu. Se involontariamente scendete avete perso la challenge. Vedo che non è buona, Esatto. Vuoi farci vedere come fai il robot sulla poltrona dopo? Ma perché? Perché ti vergogni? Sei brava! Guarda quella lì che è divoratrice di crepe, tra poco si mangia pure il piatto. Tra poco si mangia, ma sei diventata romana. Sì, di origine. Scrivete. Romina. Romana. Scrivete nei commenti chi è romano. Scrivete nei commenti chi è romano, sì. Perché sai, quando si parla con la bocca piena, non sempre si capisce ciò che si dice. Scusa. No. Poi Vanessa Cucciolini vi farà vedere come imita Chiara Ferragni. Vero amore? Crepe terminata, succhino, l'acqua l'avete voluta e non l'avete neanche aperta, Io vi ho detto che dovete bere acqua, perché l'acqua è importantissima, ok? Questo non va bene, benissimo. Sì, è vero, anche quello fa bene. Il tuo corpo. Ascoltami, il mio corpo è disidratato, ma secondo me per colpa vostra che mi prosciugate perché devo urlare per farvi fare qualsiasi cosa, per svegliarvi la mattina, per farvi lavare, per farvi studiare, per far... Ok, quindi la colpa della mia disidratazione non dipende dalla assenza di acqua. È un animale, sentite? Guarda che stai per mettere un piede giù. Devi soffiare il naso? Hai detto sì col naso. Boh, questa sta per fluttuare. È andata in trance. Allora, Vanessa e Anastasia. Ora, Anastasia, chiudi pure il tuo succhino. Esatto. Ora, Vanessa è pronta per andare a dormire. Mentre Anastasia, no. Vanessina al cuscinetto. Anastasia. Sarà l'aria. Sarà il latte. Il latte di mandorla che io credevo facesse bene, invece è tossico. Dove sei andata, Anastasia? Anastasia sul finale perde la challenge. Cosa succede? Anastasia, ti sei dimenticata, no, che eri in sfida. Allora Vanessa, devo
chiedere a te. Anastasia è arrabbiata, Anastasia è offesa. Diamo un'altra possibilità ad Anastasia o Anastasia ha perso la challenge? Te lo scrivo io. Sì o no? Ti faccio vedere. Anastasia si è dimenticata di essere in sfida e non lo so dove stava andando. Non puoi dimenticarti una cosa così importante, Anastasia. Anastasia, sei sempre la solita birbante. Vanessa, entro dopo domani, eh? È Natale tra poco. Ci diamo una mossa? No. Lo so che è comodo il divano e ti rilassa qualsiasi azione tu faccia, ma io ho bisogno di andare a prepararmi per dolcetto scherzetto mentre voi dormite. Pronto chi parla? Pronto chi è? Drin, drin, drin. Vanessa, tocca a te. Ok, Vanessa è pronta a esprimere un giudizio. Ok, con la mia lavagnetta. Con la sua lavagnetta. Mi sembra di essere un po' Italia's Got Talent. Vanessa, quale è la tua risposta? Sì. Bravo, amore, bravissima. Bacino, bacino. Dai, su, fai uno sforzo, dalle un bacino. Dai, Vanessa, dai un bacino a tua sorella. Che carina. Va bene. Ok, adesso ragazze, dobbiamo andare a dormire. Che botta. Ok, buonanotte. Anastasia, sei stata fortunata, Anastasia. La prossima volta pensaci di più a quello che fai. Quindi, giù tutto. Bravissime, adesso io spengo qualche luce. No, aspetta. Qualche lucina piccolina, piccolina. Ok. Anastasia c'ha la sua copertina, dovete far la nanna, Guardate che io dopo vi vengo a controllare. Allora, spegniamo la lucina. No, io devo leggere. Vuoi leggere? Allora ti metto questa, ok? Allora, un mercoledì strampalato, capitolo 1. Nella classe di Ginny, bello, il mercoledì era una giornata tranquilla e rassicurante. Bimbe, ascoltate. Un pezzettino anche tu? Bellissima estate, piena di colori e di profumi nella campagna dei cariboschi. Anastasia, Vanessa si sta addormentando. Salutiamo i nostri cucciolini. Le sue uova. Cucciolini, buonanotte. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao. Ok cucciolini, sono le 10 di sera, sono stanchissima e vado a verificare se Vanessa e Anastasia stanno dormendo o mi stanno prendendo in giro. Vediamo un po'. Oh, dormono. Chissà Vanessina se ha freddo, quasi quasi le porto una copertina. Bene cucciolini, queste poltrone della Valencia Theater devono essere veramente, veramente comode. Buonanotte.